Le infezioni che si trasmettono in ambienti ospedalieri dove i germi resistenti agli antibiotici risultano in costante aumento sono stati argomento di un convegno organizzato dal professor Alessandro Grimaldi, primario del reparto di malattie infettive dell'ospedale San Salvatore dell'Aquila. In Italia, ha detto Grimaldi, i numeri sono molto alti e preoccupanti. Professore, è più importante la tempestività dell'intervento o una seria organizzazione aziendale strutturata che cerchi di tamponare il problema? Ma io direi entrambe, cioè nel senso che la tempestività degli interventi per noi è fondamentale perché soprattutto nei pazienti critici impostare una terapia antibiotica in tempi rapidi, per esempio un paziente in rianimazione, significa salvare la vita al paziente. Ricordo che per ogni ora che passa si riduce la possibilità di sopravvivenza dell'8%, quindi dopo quattro ore diciamo già la sopravvivenza si riduce di un terzo, ecco questo è importantissimo. Per e Allo stesso tempo è giusto e soprattutto in alcuni tipi di pazienti avere un approccio razionale alla terapia antibiotica. Chiaramente, questo si interseca poi chiaro, sul controllo delle infezioni che deve essere diciamo, ben fatto negli ospedali, cioè oggi quando si fa una procedura va fatta correttamente perché sennò il rischio è che magari mettiamo dentro al paziente dei germi attraverso cateteri, ecco per intenderci. Quindi è necessario che tutte le procedure vengano fatte in maniera corretta proprio per evitare temibili complicanze infettive. Questo è importantissimo perché poi questo può salvare la vita al paziente e prevenire, oppure essere a volte queste infezioni sono causa di fallimenti importanti. Cioè pensate che un'infezione da germi multiresistenti può far fallire un trapianto. Ecco, che costa 200.000 euro, ma soprattutto diciamo in termini di vite umane. Ecco, è inverosimile che si entra in ospedale e uno si becchi un'infezione che poi non si risolve in poco tempo. In un mondo diciamo, ideale dovrebbe, dovrebbe essere così. È chiaro che noi non ridurremo mai il rischio zero, eh, non, non arriveremo mai al rischio zero delle infezioni, ma è a quello che dobbiamo tendere. Cioè, oggi dobbiamo far sì che uno che entra in ospedale debba diciamo, correre un rischio minimo. Non direi fisiologico, ma insomma in qualche modo che il rischio venga ridotto a zero o quasi a zero, perché non è giusto che uno che entra in ospedale per fare un intervento poi possa contrarre l'infezione. Oggi è un rischio che non è che esiste solo in Italia, esiste in tutto il mondo, perché questi germi sono diffusi in tutto il mondo, però una buona terapia antibiotica, un buon uso degli antibiotici può diciamo, limitare il fenomeno delle resistenze. High-ring di... therapy, come diceva lei. Beh sì, telore in terapia sì, perché la pelle, oggi soprattutto diciamo, con i pazienti anziani, molti pazienti sono anziani, quindi vanno fatte le terapie un po' sartoriali. Spesso questi pazienti per esempio hanno insufficienza renale, quindi non gli possiamo dare un, un, la stessa quantità di antibiotico che diamo a un giovane, così come dicevo prima, non si può dare la, la, la stessa terapia antibiotica a eh, a una persona a un normotipo come la giornalista, qui presente, rispetto a un paziente obeso. Ecco. Quindi, bisogna per forza di cose diciamo, adattare e personalizzare le terapie perché sono garanzia di successo. Gli infermieri tecnici rimangono sempre protagonisti, insomma sono quasi forse anche loro i più responsabili nel manovrare determinate strumentazioni, nel stare a contatto col paziente. Se il medico è il protagonista assoluto della, della, della terapia antibiotica e di una corretta terapia antibiotica e quindi dell'antimicrobia stewardship, bisogna però dire con altrettanta diciamo, chiarezza che l'infermiera invece è quello che presiede a tutti le manovre ma non solo, è quello che eh, può controllare se tutte le procedure vengono fatte correttamente, ad esempio se un paziente viene adeguatamente isolato in una camera per un'infezione da germe multiresistente oppure se eh, tutte le procedure vengono fatte correttamente. Oggi nei, negli ospedali più avanzati ci sono dei team, che sono team di infermieristici più delle volte, eh, che eh, presiedono diciamo, al controllo. Che delle procedure e questo dal mio punto di vista è importantissimo. Quindi, da una parte l'antibiotic stewardship, cioè il medico che va a controllare, più delle volte l'infettivologo e che si rapporta ovviamente col farmacista, col microbiologo, con le direzioni sanitarie, va a valutare la correttezza delle terapie antibiotiche e dall'altra invece c'è eh, diciamo il L'infermiere che invece ha questo ruolo importantissimo. Quindi oggi sono, eh, abbiamo messo insieme due mondi che, però, nella realtà di tutti i giorni collaborano o perlomeno dovrebbero collaborare. Da noi succede e devo dire che eh, nella mia realtà questo succede: i risultati sono abbastanza buoni, ma è un modello che dovrebbe essere esteso a tutti gli ospedali. Alla giornata di studi hanno partecipato medici ed infermieri analizzando da vicino il controllo e la gestione dell'uso appropriato proprio degli antibiotici. Professor Vecchietto, sono numeri ancora importanti quelli che ascoltiamo. Si entra magari che si sta bene o si esce con, con infezioni e con problemi che non si risolvono in poco tempo? Ma direi di sì, ormai abbiamo imparato che il concetto è quello della salute unica che riguarda l'ambiente, gli animali di cui noi poi ci nutriamo e quindi l'uomo. E quindi bisognerà intervenire con delle operazioni di sistema che sensibilizzino un po' tutti perché l'antibiotico resistenza in questo momento è un problema eh, dominante e addirittura l'OMS prevede che nei prossimi anni si possa avere un tasso di mortalità maggiore per eventi infettivi legati a, a, a germi multiresistenti che possono superare addirittura il problema oncologico. Perché accade tutto questo? L'abuso immagino sia sì, una causa scatenante. Sì, c'è sicuramente una inappropriatezza nella prescrizione, eh, c'è un dosaggio che a volte non viene fatto nel modo corretto, ci sono dei tempi che non vengono rispettati e soprattutto le dicevo quelle dinamiche ad esempio dell'ambiente: noi non lo sappiamo, ma molte volte mangiando carne introduciamo delle piccole quantità di antibiotico che sono date ad esempio negli allevamenti intensivi proprio per evitare che gli animali si ammalino e questo è un sistema che deve essere. Modificato. Come si fa e soprattutto se, se attraverso la cucitura, come diceva il professor Grimaldi, questa operazione sartoriale si riescono a definire delle, delle terapie mirate ed efficaci? Sì, ci sono due problemi che sono su due piani profondamente diversi. Il primo è l'organizzazione all'interno degli ospedali. La seconda è, diciamo, a letto del paziente in cui bisogna valutare l'età, le eventuali allergie, le comorbidità e quindi introdurre l'antibiotico giusto nel momento giusto. Ecco, nel tavolo degli imputati, tra virgolette, ci sono anche le aziende sanitarie per questo, eh, per come funziona, per come andrebbero rivisti certi concetti di, di sicurezza e, e via discorrendo. Sì, beh, ognuno di noi ha una parte di responsabilità, quindi nessuno deve sentirsi ehm, non coinvolto. È chiaro che laddove, ad esempio, tu hai un un sistema di rilevazione di questi germi e quindi hai la possibilità di tracciare la presenza di questi germi, puoi sicuramente attuare una terapia antibiotica più corretta perché vai a dare l'antibiotico la, che è meno resistente, quindi che non ha profili di resistenza e quindi che cura eh, l'infezione stessa. Quindi la tempestività in questo caso rimane al primo posto come fattore per agire bene. Beh, direi di sì, soprattutto nei casi gravi. Oggi noi stiamo parlando di sepsi, che è una sindrome molto grave, e lì è dimostrato che ogni ora di ritardo rispetto alla somministrazione dell'antibiotico aumenta il tasso di mortalità. Parlare di negligenza di questo e quell'altro è una parola forte, inappropriata, professore. Ma direi che in questo momento, soprattutto in questo contesto, nel congresso organizzato dal professor Grimaldi. Parliamo più di modelli organizzativi e di appropriatezza delle prescrizioni. Chi fa meglio di noi, professore? Beh, forse alcuni paesi europei che hanno un sistema organizzativo diverso. Fermo restando che poi eh, nel dettaglio può anche essere vero, ma io nell'insieme ritengo che il nostro sia comunque ancora il sistema sanitario migliore al mondo. Quale ruolo deve giocare a questo punto l'azienda sanitaria? Come si deve attrezzare per questo problema? Ma insomma, innanzitutto eh, questo è un problema che ha un aspetto regionale. Io, da quando sono all'agenzia, mi sono sempre battuto per la standardizzazione di tutte le attività. E noi abbiamo fatto un percorso diagnostico-terapeutico proprio regionale, per fare in maniera che tutte le alzhe nei confronti di alcune patologie, i di la sepsi e il shock settico sono importanti, seguano le stesse procedure, gli stessi canali e quindi vi sia un'uniformità del trattamento e quindi anche i risultati saranno sicuramente positivi. Altra cosa. Abbiamo diciamo, eh, specificato che eh, per quello che riguarda il convegno di oggi, quindi ripeto la sepsi, il shock eh, settico, è eh, importante che vi sia un gruppo di persone, un'equip, e non solo un singolo specialista, ma un'equip che si seguire tutte le fasi delle, di, della terapia e della diagnosi, dall'inizio fino alla fine del percorso della sepsi. Ma come mai i numeri sono ancora così, così alti? Allora, eh, il problema è è questo che noi veniamo da un'infezione Covid che diciamo, ha martoriato sotto certi punti di vista gli ospedali e quindi eh, avendo rivolto anche da un punto di vista diciamo, anche mediatico tutto l'interesse sul Covid, poi siamo eh, venuti a mancare come in tutta Italia, logicamente, a curare alcune, alcune malattie molto più, molto più importanti. Oggi noi stiamo sempre, con l'agenzia stiamo trasformando diciamo, l'approccio al Covid da pandemico in endemico. Per questo per evitare che per esempio nelle malattie infettive vi sia una persona che è solo positiva al Covid che legge in giornale, in un reparto invece qualsiasi un malato grave, con una sepsia un principio ciò che settico che purtroppo non riceve le cure adeguate. Rimangono responsabili ancora gli impianti di areazione? Come prima causa, così insomma, eh, per capire: eh, gli ambienti sono sicuramente importanti, ma, soprattutto, poi la fragilità e la non tempestività dell'intervento. Queste sono le cause principali dello shock settico e, e, e della sepsi. Logicamente. Eh, il lavoro di equip facilita molto il riconoscimento e un approccio tempestivo. Come avete visto, eh, nel caso di una sepsi un ritardo di 6 ore nella diagnosi, nel riconoscere porta diciamo, una, a, a un innalzamento dei, dei decessi del 15-20%, insomma, solo in 6 ore. Quindi, figuriamoci cosa può essere. Ecco, ci sono poi anche i costi risarcimenti in questo caso che vengono chiesti alle aziende laddove vengono riscontrate delle colpe? Ecco, cioè, riscontrare delle colpe diventa sempre complicato sia in positivo che, che in negativo è chiaro insomma che a prescindere dalla terapia medica e la terapia insomma, che si intende fare per la sepsi c'è sempre una condizione di base di un paziente è sempre un paziente fragile per cui concorrono tanti elementi eventualmente al decesso speriamo si rifichia sempre di meno fondamentale il ruolo del personale infermieristico chiamato a continua formazione quali sono le migliori strategie, oltre la tempestività, quelle che mettete in campo o in, uh, in corsia? Allora, mh, noi chiaramente. Eh, nel nostro ruolo abbiamo delle, delle modalità di precauzioni, ovviamente, che sono eh, legate alle precauzioni eh, standard da contatto e altro, proprio per tentare di fare una barriera per evitare la trasmissione nei confronti di altri pazienti. La tutela dell'operatore, chiaramente, ma soprattutto la prima cosa in assoluto, la prevenzione per l'infezione e il contagio per gli altri pazienti. D'usare tra virgolette l'antibiotico, cioè cucirlo addosso a, alle persone in questo caso, rimane un'arma efficace ancora? Sicuramente sì, ma questo è un ambito medico per la parte infermieristica. Noi andiamo a mettere in atto tutte quelle che sono le norme la e proprio, le precauzioni proprio per la tutela nei confronti dei nostri pazienti. Il margine di errore, tra virgolette, però rimane sempre il, il rischio, il rischio minimo? Il rischio in sanità esiste sempre, bisogna lavorare sulla formazione, la formazione degli operatori perché ci possa essere sempre più adesione alle procedure in maniera tale che il rischio possa essere abbassato al minimo possibile. Formazione, cosa vuol Vuol dire insomma, ehm, dispensare di, di nuove linee guida anche che, che arrivano da fuori. La formazione è la formazione in senso lato, la formazione c'è cioè una formazione di base, la formazione continua che è quella che stiamo facendo tipo attualmente oggi e chiaramente le linee guida uno si deve attenere soprattutto nell'adesione delle ultime linee guida perché in medicina c'è una continua ricerca e aggiornamento. Ecco il Covid, l'emergenza Covid ha rivoluzionato un po' il sistema, un po' distolto da quello che magari erano già problemi esistenti, è stato così? Allora, ha distolto sì, ma neanche, nel senso che noi infettivologi comunque sì abbiamo lavorato col Covid integrando ciò che era la patologia Covid con tutto ciò che, era, che erano le linee guida di protezione e, e, di, e di lavoro nostro, insomma, ecco, quindi sì e no. E perché allora i numeri rimangono ancora molto alti? Beh, I numeri, adesso gli epidemiologi lo diranno meglio di me chiaramente, è ovvio che abbassando anche il discorso di protezione inevitabilmente il contagio, il virus circola e quindi ovviamente inevitabilmente... Cioè... Il rischio uh, proprio alle infezioni, io dico, quelle da... Magari si entra in ospedale in un certo modo e ti becchi l'infezione in ospedale. Allora, Covid è una cosa, l'infezione è un'altra. Noi su questo discorso ci stiamo lavorando ed è il motivo dell'argomento di oggi è proprio questo, cioè la prevenzione delle correlate all'assistenza. Sul problema è intervenuto anche il professor Nicola Petrosillo, ex direttore del Dipartimento di Malattie Infettive dello Spallanzani di Roma, che ha fatto il punto anche sulla pandemia. Dobbiamo rivedere l'organizzazione del sistema sanitario perché le malattie, quelle croniche, ci sono, continuano ad esserci e continuano ad esserci anche tutte le malattie infettive che normalmente abbiamo avuto, le polmoniti, le epatiti e quant'altro. Quindi occorre un sistema sanitario più flessibile, un sistema sanitario che sappia cogliere bene che sono, quelle che sono le priorità soprattutto. E questo è quello che bisogna fare, quello che sarà, dovrà essere fatto nelle, nelle prossime settimane. E perché i numeri rimangono? ancora elevati? Ma perché noi ci troviamo di fronte innanzitutto a una variante, l'Omicron 5, che è una variante molto trasmissibile. Ci troviamo di fronte a una popolazione che ha avuto nella stragrande maggioranza dei casi la vaccinazione anti-COVID, però l'ha avuta nove mesi fa, quindi l'immunità va scemando. Non è mai stato detto che la vaccinazione impedisce l'infezione. la vaccinazione Previene l'infezione, ma quando c'è l'infezione la rende meno, meno grave. Ecco, questo è quello che sta succedendo. Bisogna fare la quarta dose per aumentare ancora di più i tassi di immunità della popolazione.